Mentre risalgono le balze dell'antipurgatorio, Virgilio sollecita Dante e gli spiega che il sole sorge a destra perché si trovano nell'emisfero australe. Nel quarto canto incontrano un gruppo di anime negligenti e tra loro riconoscono il fiorentino Belacqua, celebre per la sua pigrizia. Nel quinto canto i due poeti salgono sulla seconda balsa dell'antipurgatorio, dove alcune anime si meravigliano per l'ombra proiettata dal corpo materiale di Dante. Virgilio incita il suo compagno a proseguire e poco più in alto appare un altro gruppo di anime che salgono di traverso cantando il Miserere in una processione che conferma l'atmosfera liturgica del purgatorio. Anch'esse sono stupite nel vedere un uomo ancora in vita sulla montagna dell'espiazione. Affiancati dagli spiriti, i due poeti continuano a salire e scoprono che si tratta di morti di morte violenta, pentiti dei loro peccati in fin di vita. Sono costretti a permanere nell'antipurgatorio tanti anni quanti furono gli anni della loro esistenza terrena. Tra loro si presentano il guelfo Jacopo del Cassero, ucciso dai sicari, e Buonconte da Montefeltro, avversario di Dante che morì a Campaldino nel 1289 e fu conteso fieramente da un angelo e un diavolo. Il demonio, una volta persa l'anima, infierì sul corpo e lo trascinò sul fondo del fiume Arno. Entrambi rievocano i momenti drammatici della loro morte, provocata dalla violenta società comunale che è attraversata da lotte fratricide e scatena la sua furia anche sui cadaveri. Interviene infine una voce femminile, la prima che incontriamo dopo quella di Francesca da Rimini, nel quinto canto dell'Inferno. È Pia dei Tolomei, una senese fatta uccidere dal marito, che rievoca i due momenti cruciali della sua esistenza, il matrimonio e la morte. Pia supplica dolcemente Dante di ricordarla quando sarà tornato tra i vivi e si sarà riposato del lungo cammino, squisita cortesia femminile. E in sei versi scolpisce quasi in un'epigrafe funeraria il proprio malinconico destino di sposa subito spenta. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me, che son la Pia.